Buongiorno da Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di Men's Life nella rubrica incontri con le federazioni sportive nazionali oggi abbiamo un grandissimo onore perché è con noi il presidente della FITARCO Buongiorno presidente Buongiorno a lei e ai suoi collaboratori ed è onore mio essere qui con voi oggi Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori anche Grazie e buongiorno a tutti voi che ci seguite Allora buongiorno Fabio Buongiorno Maria Luisa Ecco, e come derito ti cedo la parola per condurre l'intervista col Presidente. Grazie Maria Luisa e grazie a tutti gli amici di Men's Life che ci stanno ascoltando. Come avete ben capito, oggi parliamo ancora di, di FITARCO, di Federazione Tiro con l'Arco, il nostro terzo e ultimo incontro. Lo facciamo con grande piacere col Presidente Mario Scarsella. Buongiorno Presidente e grazie di aver accettato questo nostro invito, che chiaramente è, è proprio il nostro, il nostro progetto che nasce con questa volontà di dare contenuti e, e, e spazi a tutte quelle federazioni che non si chiamano calcio e che purtroppo non, non hanno, se il nostro avviso, gli spazi adeguati e, e che meriterebbero. Quindi partendo da questa premessa, io eh, andrei subito a, così, a, ad attualizzare la nostra chiacchierata appunto sull'attuale sul, momento della Fitarco alla luce anche delle Olimpiadi di Tokyo e delle grandi soddisfazioni che la, la federazione, quindi il tiro con l'arco azzurro avuto anche nel 2022. Quindi questo è un segno evidente di una grandissima competitività che comunque negli anni si protrae, giusto Presidente? Beh, prima di tutto grazie a voi di avermi invitato oggi a parlare di tiro con l'arco con voi e con tutti quelli che, ci, che vi seguono. È un onore e un piacere mio. Seconda cosa, lei sponda una porta aperta quando dice che eh, certe federazioni non hanno la visibilità che magari si meritano, non metto che si meritano, che magari si meritano. Però, eh, obiettivamente, sappiamo tutti quanti il calcio lo fa un po' da padrone ed è quello che ci stiamo lamentando tutti noi, un po' come fargli il giro attorno e accorgersi che si continua a girare e non c'è una soluzione. Perché più si parla dello sport, più si fa conoscere lo sport, più arriva gente a fare sport e più anche per noi ci sono possibilità di poter far vivere il nostro sport a tutti quanti. Detto questo... Eh, parliamo delle Olimpiadi di Tokyo. Eh, noi quando siamo partiti sapevamo che era un'Olimpiadi difficile, sapevamo che era un'Olimpiadi strana, anche perché abbiamo fatto tutta la competizione senza uno spettatore. C'era uno stadio appositamente costruito per 15.000 persone. E, e presenti erano 25-30 volontari, magari anche 40 se riusciva a arrivare ai volontari, nessun altro se non gli addetti ai lavori e gli, eh, e gli atleti stessi. Quindi è stato realmente un momento difficile per noi, ma in modo particolare per gli atleti, perché abituati a competere per le Olimpiadi, competere davanti a un minimo di 10-15 mila persone, trovarsi nel silenzio assoluto era... Ehm, Strano, diciamo non difficile, ma strano. Era strano per noi, come era strano per tutti. Poi, eh, risultati. i risultati che ci ha portato alle Olimpiadi questa volta eh, per noi sono stati eclatanti. Vincere nell'individuale è sempre più difficile: abbiamo i 64 arcieri maschili e i 64 arcieri femminili schierati sulla linea di tiro, i migliori al mondo. E quindi riuscire a portare due ragazzi, per la prima un ragazzo e per la prima volta una ragazza sul podio, per noi è stato entusiasmante. Entusiasmante dal punto di vista dei risultati del mondo olimpico, ma altrettanto entusiasmante i risultati del mondo paralimpico. Perché anche nel mondo paralimpico, siamo bel, tre volte siamo saliti sul podio con la medaglia di bronzo della Compao, che era la sua prima competizione di questo livello, la sua prima Paralimpiadi poi la medaglia d'argento della Petrilli che eh, anche lei, la sua prima eh, Paralimpiadi è riuscita ad arrivare in finale. E arrivando in finale contro la numero uno al mondo, portarla allo shoot off e perdere 9 a 10 è tanta roba, tanta roba per il mondo sportivo. Infine, abbiamo, avevamo il mix team che è uno dei favoriti al mondo, lo sappiamo benissimo che compete con altre 4 o 5 mix team di ugual livello però lì aveva un'Elisabetta Mino talmente arrabbiata dal punto di vista dei, dei risultati individuali non essendo riuscita ad arrivare sul podio che se anche gli sparavi lei dal giallo non usciva per nessun motivo. Quindi ha portato, ha preso per mano il mix team e l'ha portato alla medaglia d'argento. Anche qui purtroppo eh, sconfitti in finale allo shoot off per... Eh, un mezzo centimetro perché il 10 più vicino era il nostro però c'è stato un 8 10 8 eh, 9 9 10 9 e quindi anche qui eh, per poco non riuscivamo a giudicarci la medaglia d'oro il 2022 è vissuto eh, è vissuto su questa su questa gara su questa diciamo su questa competizione che eh, ha dato magari un po di visibilità gli altri campionati e eh, nelle altri tipi di archi che noi eh, usiamo frequentemente per campionati del mondo, campionati europei, in cui arriviamo anche quasi sempre primi nella, nella graduatoria internazionale, eh, ci sono stati lì dei risultati strepitosi. Siamo stati negli Stati Uniti a eh, Youngton, eh, l'ultimo campionato del mondo di Hunter Phil, primi nel medagliere, e con delle, dei risultati eclatanti da un punto di vista tecnico e da un punto di vista agonistico. Quindi non mi resta che fare realmente i complimenti a tutti i ragazzi, gli stessi mondiali di Terni del 3D ci hanno portato al primo posto nel medagliere. Quindi da quel punto di vista lì mi sento un presidente fortunato. Assolutamente sì, anche perché qui parlare di argenti o di, di oro persi o di, di argenti conquistati, quindi se queste sono le problematiche dell'acquittato va benissimo così, se dobbiamo rammaricarci di qualche oro perso, di per un argento va molto bene, ma questo è un trend che va avanti negli anni, quindi non è che scopriamo che il tiro con l'arco azzurro sia ai vertici del, no, del livello mondiale, assolutamente. Abbiamo ripreso nel 2022 le attività a tempo pieno, a regime pieno con la pandemia che sembra no, ormai alle spalle. Quindi questo è sicuramente un segnale positivo, soprattutto per chi fa attività giovanile, attività di base, che è quello che ha pagato il prezzo più alto poi del Covid. No? Il tiro con l'arco chiaramente ha avuto meno danni rispetto ad altre discipline al chiuso. C'è stato in questo periodo un incremento, cioè il Covid vi ha anche favorito in qualche modo oppure anche sul, sul tiro con l'arco il Covid ha, ha agito in maniera negativa? Beh, eh, questa pandemia purtroppo è stata una catastrofe per tutti quanti. Eh, allora il Consiglio federale ha preso delle decisioni in merito per cercare di perdere il meno possibile del lavoro fatto negli anni precedenti, perdere meno tesserate, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo deciso in una riunione con grande sacrificio di fare un tesseramento gratuito per il 2021. Tesseramento gratuito per le società, tesseramento gratuito per tutti gli arcieri, e quindi per quell'anno lì stare vicino alle nostre società. Numeri non ne abbiamo persi, anzi, ne abbiamo forse guadagnati. Non, non abbiamo dei numeri come il calcio, come altri sport, come il tennis, eccetera, eccetera. Però non ci possiamo lamentare. Siamo dai 25 ai 30.000 arcieri in Italia e non ci possiamo lamentare assolutamente delle permalance. In più. Come lei dice giustamente, il nostro è uno sport che prevalentemente viene fatto all'esterno. Quindi, all'interno abbiamo trovato tutte le soluzioni del caso in sicurezza. Infatti, non abbiamo fatto anche i campionati italiani, non abbiamo avuto assolutamente nessun caso di contagio durante, questi, durante tutte le gare domenicali e durante questi campionati abbiamo sospeso a livello internazionale perché era realmente difficile, specialmente andare in Cina andare in altre parti del mondo così contagiati. Nonostante questo, quando abbiamo ripreso, l'abbiamo ripreso in un modo bellissimo, in un modo, diciamo, che nemmeno noi ce l'aspettavamo. Infatti abbiamo ripreso con l'attività, con la qualificazione, qualificazione olimpica a Parigi. E lì abbiamo qualificato ancora la squadra femminile per, per portarla a Tokyo e poi abbiamo fatto una preparazione al centro federale, eh, tenendo i ragazzi chiusi al centro in protezione. E, e abbiamo affrontato tutta, tutta la stagione. Tutta la stagione che, agonisticamente parlando, ci ha dato dei risultati, come dicevamo prima, molto belli e anche eh, diciamo un fiorellino all'occhiello il fatto di non aver contagiato e portare dei contagi in giro. Infatti dal, abbiamo dimezzato la, sulla linea di tiro i partecipanti per dargli più spazio per non tenerli a contatto, abbiamo messo delle regole igieniche e controllabili, tanto più registrabili, per poter fare in modo che la pandemia non colpisse i nostri ragazzi e tutto questo ci ha portato a ripartire in modo sicuro e in modo anche senza perdite eccessive di atleti. Eh, per quanto concerne gli atleti di alto livello, noi abbiamo un centro federale, loro vivono a Cantalupa, gli Olimpici, e da questo centro federale sono quelli che poi nascono gli atleti per le Olimpiadi. Eh, e quindi anche lì abbiamo tenuto sotto osservazione costantemente tutto il sistema proprio per evitare questa pandemia. Detto questo, devo congratularmi anche con i nostri tecnici, e qui lo faccio ufficialmente, congratularmi con i nostri tecnici per come hanno saputo portare avanti il lavoro. Essere segregati in un paesino di mille abitanti, che non credo che ci siano, in un paesino di mille abitanti in mezzo alle montagne, essere segregati per mesi e mesi è difficile, è difficile per tutti, però hanno saputo fare in modo di coinvolgerli. Di farli sentire importanti, di giocare e quindi con questo sistema i ragazzi hanno, sono riusciti a fare una preparazione ottimale. Perfetto, anche perché queste cose sembrano no, alle spalle, ma è ieri, quindi il COVID è ieri e tutto quello che lei ci stava raccontando chiaramente ci fa capire dell'impatto che ha avuto no, su, su, sui vari livelli, no, sia, di, sia di, di, di base che a, a livello pro, diciamo. Quindi speriamo che tutto questo sia un ricordo lontano e, e, e andiamo avanti con le attività. E questa è la domanda anche per, per i più profani, quelli che non sono proprio dentro al mondo della Pittarco. Come è suddivisa nelle varie fasi l'attività competitiva e, e quali sono le permesse più importanti a, a livello nazionale? Beh, allora, noi prima di tutto iniziamo a farli tirare i nostri ragazzi, cominciamo a farli tirare a nove anni. Nove anni con un trofeo Pinocchio. Con i, del, con i giochi del CONI eh, eh, e poi abbiamo dei campionati italiani. Sono divisi in varie categorie gli arcieri, dai ragazzi, uh -huh. giovanissimi, ragazzi, allievi, junior, senior e master. Quindi tutti gli eventi, tutte le gare settimanali sono suddivisi in queste varie categorie. Poi i tipi di archi sono diversi. I, i, i tipi di archi abbiamo l'olimpico, che è l'arco ricurvo che va alle Olimpiadi. Poi abbiamo il compound, poi abbiamo l'arco nudo, l'hombo e l'arco istintivo. E sulle varie specialità noi abbiamo campionati italiani, campionati europei, campionati del mondo, Coppa del Mondo. Coppa del Mondo è riservata agli olimpici e ai compound, anche perché stiamo cercando di portare il compound a ogni costo alle Olimpiadi, ma non alle Olimpiadi di Parigi, perché purtroppo siamo in ritardo non, non verremo più accettati, ma alle Olimpiadi di Los Angeles. Se riusciremo a portare questa eh, diciamo, ulteriore possibilità per i nostri ragazzi di aggiudicarsi delle medaglie, vorrà dire che anche il movimento è sano, che crescerà, crescerà in un determinato modo, eh, invogliando i giovani ad avvicinarsi al tiro con l'arco. Abbiamo un, dei progetti, abbiamo dei progetti con le scuole un progetto particolare che si dice uh, tiro con l'arco uh, uh, a scuola. Quindi anche con quello lavoriamo con il Ministero, lavoriamo con Sport e Salute, proprio per incentivare la possibilità di visibilità e, e, la visibil e anche di incentivare numericamente il numero di partecipanti al tiro con l'arco. Per quanto concerne le competizioni importanti di quest'anno, c'è un calendario... Eh, non glielo dico tutto perché altrimenti domani mattina magari saremo ancora qua. No, avremo, dovremmo eh, affrontare le coppe del mondo, le quattro tappe di Coppa del Mondo: e a Shanghai, a Antalya, a Medellin e a Parigi. Abbiamo un campionato del mondo eh, in Germania, a Berlino, e sono tutte prove valide come qualificazione olimpica. Il mondo il paralimpico seguirà un'altra via, ma anche qui con campionati europei, a Rotterdam, con campionati, con tappe di Coppa del Mondo, e anche queste daranno il diritto. In più, quella, la novità di quest'anno di qualificazione olimpica e paralimpica, abbiamo la possibilità, anche le prime tre squadre della ranking mondiale potranno essere inserite tra le squadre partecipanti ai giochi olimpici quindi più, eh, le, in più avremo due campionati europei uno di Anterefiglio e uno di 3D in Italia quindi non ci facciamo mancare niente nessuna competizione settimanalmente abbiamo una nazionale via Perfetto, Perfetto. i, tro i trolli li avete, i trolli le valigie tutto pronto quindi solo prendere eh, Io partita. posso dire partecipo solo nelle fasi finali alle premiazioni e agli ultimi scontri però ho un trolli di scorta quindi quando ne poso uno prendo l'altro Perfetto. Perfetto, benissimo allora. <ride> Allora, vi, do vi dobbiamo seguire sul sito sui sulle vostri sulle vostre aggiornamenti e qui ogni settimana ce n'è una quindi dobbiamo assolutamente capire come da qui a Parigi la, la Fittarco svolgerà tutte le sue fasi preparatorie e di Coppa del Mondo e io va di va questo bene. vi ringrazio eh. vi ringrazio realmente di cuore perché proprio a trovare eh, delle persone che vogliono far emergere anche gli sport che una volta si chiamavano sport di nicchia e poi sì. eh, Invece, quel termine lì, fortunatamente, un po' è passato di moda. Fare Beh. mezzo tutto lo sport italiano credo sia utile per il tiro con l'arco ma per tutto lo sport in genere. È quello, è quello che stiamo facendo. Quindi stiamo andando avanti in questa nostra idea, e non ci fermeremo qui, soprattutto perché pensiamo che, magari, ognuno di noi se trova lo sport giusto no? per sé sicuramente smetterà di stare sul divano per farà qualcosa anche no, di un pochino più edificante. Le posso dare una chicca dell'ultimo momento. Anche per, per i social, uh -huh. con un computer, con un tablet in mano, noi abbiamo inventato il tiro con l'arco. Ecco. Le Olimpiadi per, che si fanno perché proprio invitati dal CIO a seguire questa linea, anche se io personalmente le posso dire sono contrario. Perché giustamente, come dice lei, si continua a stare seduti sul divano. Invece e, di stare fuori all'aria aperta. E Invece preferisco no. stare fuori all'aria aperta, magari nell'antrefildo o nell'altro d fare una passeggiata nel bosco, fare una passeggiata nei prati, oppure stare all'aperto su un campo di gara, ma vivere la vita dell'atleta, viverla di presenza e non su un computer. Totalmente Sono... d'accordo, Presidente. Totalmente Siamo assolutamente d'accordo. Eh, a questo proposito, no. le volevo chiedere quanti sono gli iscritti alla FITARCO in questo momento? Quanti atleti può vantare la vostra federazione? Allora, noi abbiamo, viaggiamo in media, iniziamo con circa 22-23.000 e finiamo l'anno con circa 30.000. Però, però eh, non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti. Sappiamo benissimo che parecchie altre federazioni hanno dei numeri molto, molto più elevati, molto più grossi. Però di questi. 25-30.000, 30 villa, almeno l'80% fa gare quasi continuamente. Quindi abbiamo 1300 gare in Italia sparse su tutti i territori, su tutti i comitati regionali, oltre alle gare agli eventi internazionali, agli eventi nazionali, agli eventi internazionali. Abbiamo 5, 6 campionati italiani, due campionati italiani per disabili, e e quindi eh, come numero e come gare realmente abbiamo dei numeri esponenziali abbastanza grossi. Il numero invece che a me piacerebbe personalmente avere una base di giovani. Che superasse quella attuale e quindi per quello stiamo lavorando con le scuole. Sicuramente voglio dire si può fare di più anche a livello mediatico, no? Perché quanto più, sicuramente sarà più facile che il pubblico lo segua. Almeno questa è la, è la mia opinione, insomma. E che ovviamente aumenterà sicuramente il numero degli iscritti. Ecco, a questo proposito, secondo lei, che cosa si potrebbe fare di più? Ma si potrebbe fare di più parlare di politica. Da tutte le parti ormai parlano di politica, è diventato uno show quotidiano della politica, è diventato uno show quasi quotidiano partendo dal venerdì per arrivare a lunedì sera al calcio. Altri sport, eh, ci sono 44 federazioni, più ci sono tutti gli enti di promozione, più ci sono le discipline associate, ci sono tante altre entità che concorrono a far fare sport in Italia. Fare sport vuol dire... Essere, dare una mano anche diciamo, alla nazione, indipendentemente dal PIL, che si è importante in questi dati. Con questi dati, eh, l'aumento del PIL che porta allo sport è importante in modo particolare la salute, e è importante molto di più la salute ancora nel mondo paralimpico. Quindi, se noi riusciamo a far conoscere tutti gli sport, io non sto parlando in questo momento da presidente della FITACO, ma uomo, da uomo di sport. Se noi riuscissimo a far conoscere tutti gli sport a tutti gli italiani, forse, per, come dice lei giustamente, parecchi di più sarebbero da quella sedia, da quel divano e andrebbero a fare sport, proprio perché potrebbero vedere anche tutti i vantaggi che potrebbero avere. Nel fare lo sport e non restare il sedentariato, lasciamola ad altri. La penso assolutamente come lei, e penso che assolutamente il divaning, come oggi viene chiamato, sia proprio uno sport da evitare nella maniera giusta. Esatto, assoluta. esatto. Poi ce ne sono Poi... talmente tanti che sicuramente si trova il proprio, no? quello che è adatto al nostro essere, alla nostra forma, alla nostra età, eh, alle possibilità che abbiamo, no? in qualche modo. Quindi, in questo senso, penso che sia fondamentale parlarne. Ed ecco... Assolutamente sì. Io ho due nipoti, uno di 9 anni e uno di 13 anni. Credo che abbiano già provato almeno una ventina di sport, perché deve trovarsi il suo sport, quello che è più adatto a lei, quello che piace di più, quello che hanno intenzione di fare. Poi sceglieranno loro. Io non voglio che dire che loro devono, io sono il presidente e loro devono tirare con l'arco. Assolutamente no. Io sono il presidente, sono un nonno e quindi vorrei che le mie nipoti facessero sport. Questo è quello che cerco di inculcare a loro, perché di tutto, toglierle dalla strada è già una cosa bellissima. Al sabato sera non andare a dormire alle 5 del mattino alle 6 del mattino, ma sapere che c'hai una gara e andare a fare una gara, questo è già un vantaggio. In più, far fare sport vuol dire movimento, vuol dire articolazioni, vuol dire eh, non, in un mondo sedentariato che potrebbe procurare diversi danni, evitarlo. Quindi condivido esattamente quello che lei dice, non ho assolutamente dubbi in merito. Beh, anche socialità comunque, no? Il comparsi con l'altro, il fatto che ci sia la competizione, secondo me ci educa anche negli aspetti competitivi, è eh? una formazione a tutto tondo quella che offre lo sport sicuramente, non è solo corpo, ma anche mente, secondo me. Qui lei sfonda una porta aperta proprio perché da noi eh, ci sono i ragazzi, c'è un arbitro per 80 persone che stanno tirando. Però i punti vengono dichiarati dagli arcieri, vanno avanti con dei fischi, soltanto con dei fischi del giudice di gara, e obiettivamente ho mai sentito discussioni più di tanto sui campi di gara. Quindi si competono tra di loro, ma in modo particolare competono con loro stessi. È sì. Questo è un grosso vantaggio anche per dargli un po' di più di quell'autostima che magari sta decrescendo a una certa età, decresce invece di dargli un po' più di autostima per crescere meglio. Bene, senta, continuiamo a parlare di quello che si potrebbe eventualmente fare per, eh, per migliorare ovviamente la, eh, la diffusione, la conoscenza di tutti questi sport, approfittando anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. No? Sono sì. previsti dei fondi per lo sport. Quindi, non so, le chiedo secondo lei come e dove si potrebbero investire queste risorse Ma in ehm... generale e diciamo relativamente al suo sport. Si potrebbe investire da tante parti, si potrebbe investire eh, in modo particolare nell'impiantistica, si mm -hmm. potrebbero investire in modo particolare nella visibilità, sostenendo chi come voi ha fatto del proprio lavoro, ha fatto anche un, non un lavoro, ma un'opera per dare soddisfazione ad altri. Quindi eh, realmente su questo si dovrebbe investire in modo particolare. E poi un'altra cosa che dovrebbe, dovremmo investire, sì sui giovani, ma anche su persone che ormai hanno più di 50 anni e che, come dicevamo prima, sono poi abituate, finito il lavoro, finito la certa età, eccetera, eccetera, si rinchiudono in casa. No, noi non dobbiamo permettere questo, dobbiamo permettere che escano di casa, che socializzino in modo particolare con gli altri e che alla fine abbiano anche le loro soddisfazioni nel far fare sport. Lo sport si può fare fino a 90 anni. Qualsiasi tipo di sport, magari non il rugby, eh, però eh, quasi tutti gli sport si possono fare fino a una determinata età. Non è l'età che conta, ma è la volontà di volerlo fare. Concordo al 100%. Concordo. Al 100%. Dei fondi dovrebbero arrivare. Io spero che poi anche il mondo dello sport, tramite sport e salute, sia un volano di progetti che riguardano tutte le federazioni e anche il discorso mediatico, secondo me, sarebbe un modo oculato e giusto per spendere le risorse per dare uh, ai, ai vari uffici stampa anche più uh, possibilità di propagandare, di dar visibilità a tutto quello che, la, le, quelle che sono le attività federali, perché molte volte noi non siamo al corrente o dobbiamo andarci a documentare in maniera specifica, non sapendo tutto quello che ruota intorno a tantissimi sport di cui non sappiamo assolutamente nulla a cominciare da, dai social o dalle, dalle pagine del televideo per dire perché chi è abituato in un certo modo, quindi Andrebbero, secondo me, investite risorse anche per dare più visibilità alle federazioni e, e il modo di poterlo fare è, è chiaramente mettere nel PNR anche qualche, qualche soldino per queste cose qua. Ma ah, torniamo a lei, Presidente. Lei è dal 2001 al timone di questa, di questa federazione. Un traguardo non indifferente, anche perché è stato sempre rieletto da quello, da quello che ho letto con ampie maggioranze. Quindi, ci sono sicuramente dei meriti eh, che lei eh, si attribuisce, che comunque tutti i delegati le hanno attribuito. E dei quali sicuramente sarà orgoglioso, no? Quindi, qual, qual è uno dei meriti che si riconosce in questo ventennio e come è cambiato in questi oltre 20 anni il, il mondo del tiro con l'arco? Allora, partiamo dall'ultima domanda: mm. come si è cambiato del mondo del tiro con l'arco? È cambiato tutto. Noi, prima, anche alle Olimpiadi tiravano frecce per due giorni, la gente non capiva assolutamente cosa si stavano facendo sulla linea di tiro e alla fine, ah, chi ha vinto? Ah, quello là, benissimo. Ah non si capiva niente. Allora a un certo punto si trattava di cambiare le norme, le regole, oppure di uscire dalle Olimpiadi. Noi abbiamo avuto il coraggio, almeno a livello internazionale, di cambiare tutto, di, cambi di fare gli scontri diretti, di fare una qualifica chiusa al pubblico, di fare gli scontri diretti e di fare capire alla gente, ag agli spettatori, cosa si stava facendo. Abbiamo avuto la fortuna, è vero. Di fare le Olimpiadi e le Paralimpiadi in luoghi realmente stupendi, bellissimi, a partire dal Panadinaikos, per passare attraverso l'Hord Ground, per San Bodromo di Rio, eccetera, eccetera. Però questo non è tanto la location che ha portato dei vantaggi, è il cambio delle regole e dare la possibilità di far capire anche televisivamente agli spettatori quello che stava succedendo. Poi, eh... Lei mi dice 24 anni. Sì, 24 anni sono tanti. È ora di smetterla. Eh, perché? Eh, quindi 24 anni sono tanti e, e sono difficili perché i cambiamenti sono perenni, sono continui. Ultimamente anche il mondo dello sport italiano è cambiato tantissimo. Prima era un mondo indipendente da tutto, adesso è legato molto di più alla politica, alle idee politiche e a tutto, tutto un sistema completamente diverso. Prima si parlava col CONI, adesso si parla con CONI, Sport e Salute, Dipartimento, Ministro, eccetera. Quindi diciamo che da quel punto di vista lì è cambiato tantissimo, ma la soddisfazione più grande per me è forse anche eh, essere rieletto continuamente è dovuta al fatto degli atleti. Io adoro gli atleti. Eh, loro ci hanno reso grande, non è stata la mia opera a rendere grande la Fitarco, è stata l'opera degli arcieri, è stata l'opera degli atleti per quello che hanno fatto e per come l'hanno fatto. E di questo io gliene sarò perennemente grato. Poi tutto può essere, tutto può andare avanti, deve proseguire nel modo migliore. Quindi auguro buona fortuna a chi ci sarà. Perfetto, non ci resta che attendere poi Parigi e, e tirare dopo, dopo 24 anni le somme e magari essere rieletto per un altro mandato. Ma questo poi lo, lo vedremo nel tempo. Senta l'attività paralimpica, chiaramente è cresciuta anche a livello mediatico. In questi ultimi anni no, si è molto parlato di Paralimpiadi, sicuramente più di come lo, lo si faceva prima. No? Quindi anche qui medaglie, tantissimi piazzamenti. Quindi è un settore che dà soddisfazioni e che le sta particolarmente a cuore, Presidente. Sì, a me sta particolarmente a cuore il settore paralimpico, infatti a parte essere membro di giunta di Luca Pancalli, di essere membro di giunta del CIP, eh, sta particolarmente a cuore per lo sviluppo che abbiamo avuto. Credo che siamo stati la prima federazione che ha avuto l'onore di portare avanti come federazione lo sport del tiro con l'arco, collaborando col CIP però portandolo all'interno della propria federazione. E questo ha fatto in modo di poter eh, far lavorare in contemporanea i ragazzi del Paralimpico con i ragazzi dell'Olimpico. Non c'è nessuna differenza. Noi abbiamo avuto degli atleti paralimpici che hanno fatto anche le Olimpiadi: una Paola Fantato che è stata portabandiera del CIP e ha fatto sì. Olimpiadi e Paralimpiadi negli Stati Uniti. Eh, abbiamo avuto dei grandi campioni di Paralimpico che eh, hanno dato tantissimo. E la soddisfazione più grossa è che sono dieci paralimpiadi che non andiamo dal podio. Quindi questo vuol dire che la visione è stata un'idea vincente ed è stata anche portata avanti. Ormai credo che abbiamo più di 20 federazioni, 25 federazioni circa, che sono all'interno del CIP, però al proprio interno portano avanti il sistema sportivo. Quindi... Su questo eh, è molto bello poi vivere le emozioni che provano questi ragazzi, non solo alle Paralimpiadi, ma anche ai Campionati del Mondo, ai Campionati europei o da altre parti. Abbiamo delle ragazze e dei ragazzi che partecipano anche ai Grand Prix, alle World Cup, in Coppa del Mondo, proprio eh, dal, sia dal punto di vista paralimpico, sia dal punto di vista olimpico. Questo dà la, proprio la sensazione di avere un'unica entità. Che è l'entità sport sotto la propria direzione e in egual misura uno vale l'altro, perfetto. Questa è una percezione di quest'unicum di cui le parlavano tra Olimpico e Paralimpico, che comunque si fondono eh, e la Fitarco, da questo punto di vista, è stata una federazione pioniera, in tal senso. Quindi, questo, questo spazio che hanno anche questi atleti, noi abbiamo avuto il piacere anche di parlare con Ensa, e, e anche lei ci ha ci ha manifestato tutto l'entusiasmo di far parte di questa famiglia che è la FITARCO. Ne ha parlato anche questo... del suo ultimo libro? Sì, sì, abbiamo anche Freccia, parlato eh? di questo libro e sta, sta girando lo stivale, ho visto, a varie presentazioni in giro, quindi siamo felicissimi. Poi se sarà eh, possibile anche partecipare a qualche evento legato a, a situazioni del genere, noi siamo sempre disponibili e, e lo faremo con piacere. Però chiudiamo con una proiezione da qui a Parigi, che adesso le, le medaglie arrivano. Le soddisfazioni ci sono, però ci sono quegli ori di cui parlavamo all'inizio che forse no, eh, potrebbero arrivare magari anche a livello individuale. Gli obiettivi che lei si pone da qui al 2025, quindi scadenza del suo ennesimo mandato, Presidente. Sognare eh, è bello, no? Perché non... Sognare, non sognare è bellissimo, i sognare è bellissimo. Non eh, a un'Olimpiadi con i propri ragazzi sulla linea di tiro è bellissimo. Però credo che quest'anno eh, per noi la parte più difficile non siano gli ore e gli argenti, ma siano le qualifiche. Ormai siamo 187 paesi al mondo che tirano con l'arco, quindi ci sono 187 federazioni nel mondo che tirano con l'arco. Quindi diventa sempre più difficile: diventa sempre più difficile perché noi le qualificazioni ce le giochiamo su mezzo centimetro, a 70 metri, su una folata di vento. Poi, ok, i nostri ragazzi sono bravi, nessuno. Eh, ci permetta di dire il contrario. I nostri ragazzi sono bravi, quindi eh, assolutamente ce la faranno, ce la faranno qualificarsi, però io soffro, e questo glielo confido apertamente, soffro di più quest'anno del prossimo anno. Soffro di più la qualificazione in una gara per essere ammessa alle Olimpiadi che durante la gara olimpica, eh, proprio perché eh, il lavoro di quattro anni viene riportato tutto su quest'anno viene riportato tutto sulla qualificazione. Non andare però alle Olimpiadi sarebbe un fallimento totale. Quindi eh, io starò vicino ai ragazzi, starò con loro a partire già dai, della, dalle prossime competizioni e poi magari non sarò a Shanghai per altri motivi, però ad Antalya, a Medellín ci sarò con loro. E proprio perché so che hanno bisogno non di, del sottoscritto, ma delle presenze istituzionali che sia a fianco, che la percepiscono a fianco. Questo è anche un bel segnale da potergli dare. Anche perché lei in questi 24 anni insomma, ha fatto tanto per gli atleti e per i ragazzi, quindi no, non può non esserci. E quindi l'aspetto la, cruciale di quest'anno rispetto all'anno olimpico, perché con per le Olimpiadi poi una volta che ci si è qualificati si va le lì. Parliamo si a viene... fine anno, le parliamo a fine anno delle eh, aspettative del prossimo anno. Va bene, va bene noi ci saremo eh, siamo sempre. sempre a vostra disposizione grazie anche a Giussi di quello che fa eh, quindi il rapporto vi ringrazio anche Giussi eh, ci sta sentendo grazie, ci sta sentendo, no, eh. sentendo. No, quindi... sentendo Giussi sì, sì, allora, sì, la, sì. la, la ringraziamo in diretta ah, grazie grazie mille, grazie la ringraziamo in diretta grazie per la disponibilità e la gentilezza con cui ci ha accompagnato e noi ringraziamo lei Presidente del suo tempo e continueremo a seguirvi e faremo il tifo per voi okay? ma la più bella notizia è quel continueremo a seguirci che io l'adoro ecco, sì, sì, benissimo, non... benissimo siamo servizio pubblico quindi quando c'è qualcosa da, da comunicare noi siamo qui pronti a farlo tanto, insieme tanto a voi Giussi sa dove trovarci non c'è problema perfetto, mm -hmm. grazie mille, grazie di tutto e salutiamo tutti quelli che, ci, che vi seguono e siamo sempre a vostra completa disposizione grazie, grazie Presidente, Presidente. Grazie, Grazie, arrivederci ad entrambi. Arrivederci, ciao amici di Men's Life.